Il ricordo dei martiri caduti per la libertà deve mantenere alta l'attenzione contro nuove forme di sopraffazione. È uno dei punti salienti del discorso pronunciato sabato 31 ottobre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 70° anniversario della realizzazione dell'ossario di Forno di Coazze, concepito dagli stessi partigiani che hanno combattuto i nazifascisti in Val Sangone. Una cerimonia toccante alla quale sono intervenuti centinaia di cittadini, tra cui molti bambini delle scuole dei comuni vicini. Il presidente era accompagnato dal sindaco di Torino e della città metropolitana Piero Fassino, dai sindaci della zona, parlamentari e dai rappresentanti di Polonia, Russia, Slovacchia e Gran Bretagna. I lavori dell'ossario erano iniziati poco dopo la liberazione e conclusi ai primi di novembre del 1945. È un simbolo della memoria per non dimenticare i caduti, molti dei quali giovanissimi. L'ossario di Coazze è un simbolo importante della nostra città metropolitana, un simbolo che ci richiama al dovere di ricordare quello che è capitato. Io credo che oggi sia stata davvero una cerimonia molto toccante, molto significativa, con tantissima gente, tantissimi sindaci, tantissime persone, tantissimi bambini che hanno voluto dare il senso, ripeto, del ricordo. Noi abbiamo bisogno di ricordare, abbiamo bisogno di fermarci ogni tanto a pensare a quello che è capitato tanti anni fa ormai, perché abbiamo bisogno di trasmettere alle generazioni future i valori di questa nostra comunità. Io credo che la città metropolitana abbia fatto bene ad essere presente con tutti i consiglieri metropolitani, e con il sindaco, insomma, con la nostra, come dire, con la nostra presenza anche istituzionale.